Beh, ciao a tutti, grazie, scusate il ritardo, però Flavio più o meno mi ha detto che a quest'ora andava bene arrivare. Benissimo. Sono arrivato insieme alla Presidente, che prima abbiamo avuto anche un confronto su alcuni argomenti importanti. Sicuramente il congresso, anche se nella politica attuale sembra che tutto sia superato dai sistemi di comunicazione moderni e da magari chi va in piazza e urla più forte senza spiegare cosa vuole fare, il confronto in ambito, diciamo, di età e anche soprattutto in ambito di territorio, di zone, diventa sempre particolarmente importante. Noi viviamo esperienze felici anche a livello di sezioni locali, come viviamo esperienze felici al di là dei problemi economici eccetera nella gestione della provincia, dove è affidata alla Presidente Gianna Gancia, dove in provincia stiamo lavorando e stiamo lavorando bene, perché dal punto di vista anche di esecutivo si sono fatte delle scelte straordinariamente importanti, come quella di una riduzione del debito fondamentale che oggi ci permette di guardare tutti a testa alta, perché i problemi ce ne sono sempre tanti da questo punto di vista, soprattutto perché i trasferimenti vengono sempre meno. Però nell'attività politica lo sanno bene anche alcuni esponenti di voi che qui hanno esperienza, vedo lo stesso Davide Cavallotto, che lo saluto, vedo Molinari, gente che comunque ha partecipato all'attività vostra, sta crescendo in ambiti diversi. Io credo che sia fondamentale che noi oggi affrontiamo la politica in modo serio, corretto, ma con forza e con energia sul territorio. Guardate, dobbiamo organizzarci bene, io non sono patito per l'organizzazione, però mi piace che l'organizzazione funzioni, lo sanno chi collabora nelle nostre sezioni, nella sezione di Fossano per l'appunto, dove chi mi ha preceduto prima ha già parlato delle raccolte firme che facciamo, ma Flavio è veramente uno dei componenti fondamentali, una colonna portante di questa sezione, come molti altri. Parliamo sempre al plurale perché al singolare rischiamo di perderci e di diventare sempre solo importanti qualcuno e gli altri rimangono sempre indietro. E in questa sezione, in queste sezioni dove noi lavoriamo, c'è la possibilità di affrontare i problemi seri del territorio. Voi dovete essere molto concreti su queste cose. Non dovete pensare che oggi la politica la fa qualcuno e gli altri e noi gli andiamo tutti dietro, ma dobbiamo essere protagonisti veri, concreti, forti, avere il coraggio delle nostre azioni, andare dietro questi benedetti banchetti, urlare quello che noi abbiamo. Lo dicevo, l'ultimo banchetto che abbiamo fatto, la prossima volta ci portiamo dietro anche il megafono, perché così quando ci mettiamo in piazza diciamo anche quello che noi vogliamo dire con forza e quello che facciamo, anche chi non ci vuole sentire ci sentirà, perché il fatto di viverlo come un peso o di viverlo magari perché non si ha altro da fare rischia di portarti fuori misura. La politica è molto forte, a volte c'è uno scontro frontale molto serrato e devi essere sul pezzo e soprattutto devi credere nei valori. Il nostro movimento ha dei valori fortissimi: l'identità, la serietà, il credere nel rapporto del territorio, il difendere quello che noi facciamo. Quando noi diciamo che le nostre 80.000 imprese della provincia di Cuneo sono strozzate, ma dobbiamo scendere in piazza e fare una marcia silenziosa, se vogliamo anche silenziosa, ma con i ceri in mano, perché da funerale quello sta facendo il governo a questa provincia. Ed è gravissimo questo passaggio qui. E lo sanno gli imprenditori quando gli parli. Ieri sera ero a cena con una serie di questi imprenditori e parlando insieme si sentono strozzati, martoriati, uccisi da quello che sta facendo il governo. Ma non da quello che sta facendo la provincia. La provincia, lo dirà poi la Presidente, non ha aumentato di un centesimo, e sapete quante pressioni abbiamo avuto anche dai nostri alleati per aumentare le tasse? Non abbiamo aumentato di nulla, anzi abbiamo ridotto il debito, questo è fondamentale, ma anche la Regione sta lavorando molto bene e noi abbiamo delle basi solide, perciò il confronto attraverso questi congressi è fondamentale, ma poi lavorare nelle sezioni e partecipare, guardate, e portate degli amici. Perché noi vediamo che tu dove coltivi e porti della... devi avere il coraggio di dire quello che uno pensa, vieni a darci una mano, abbiamo bisogno di te. È fondamentale, perché dobbiamo essere veramente tanti. Perché quando viene a mancare qualcosa che forse illuminava tanto dall'alto, sotto sei la struttura forte e reggi. Reggi ogni passaggio, non hai problemi. Ma se tu non hai la struttura forte e portante, rischi di perdere qualcosa. E ricordatevi che nel passaggio del togliere le province diventeranno sempre più fondamentali i comuni,
e forse le regioni se non saranno ancora martoriate di più. Perciò nei comuni tutti possiamo esprimerci, tutti, mi metto dentro anch'io, ma tutti, soprattutto voi giovani, perché alle prime elezioni che arrivano dobbiamo essere presenti sul pezzo e capaci di portare la nostra idea e i nostri valori avanti, ma a livello territoriale. Perciò conoscere quello che sta accadendo, anche sondando il territorio in modo molto semplice, con tante piccole microazioni. Poi voi siete degli esperti della comunicazione su Facebook, su Twitter, eccetera, i nuovi modelli di comunicazione che aiutano tantissimo, questo è molto molto importante. Allora io naturalmente faccio i complimenti a chi ha lavorato prima, a Brignone, e soprattutto faccio i complimenti a Flavio Gastaldi per quello che riuscirà a portare avanti. So che è stato individuato lui come il portabandiera. Se verrà eletto. Chi porta la croce noi gli andiamo dietro perché ci crediamo. Allora il primo porta la croce, non è che porta il trofeo, perciò noi gli andiamo dietro se viene eletto. Perciò io credo che però è un ragazzo che se lo merita, lavora e fa politica. Non fa come tutti quelli che stanno delle ore a aspettare che la Presidente apra la porta e non fanno niente a volte, ma non i nostri, altri, sono là che aspettano che arrivi la nuvola dal cielo che gli porti qualcosa, la provincia o qualcos'altro. Lavorare 10 ore al giorno e poi fare anche politica, questo è quello che contraddistingue tutti noi, alla base. Poi certo c'è un percorso che porterà chi ha un impegno più importante a fare il resto. Perciò voi siete ragazzi, siete sani, vivete un periodo di vita straordinario, coltivate bene i vostri sogni che sicuramente li vedrete realizzare. Grazie e buona serata.